Ciao a tutti, eccomi qui con un nuovo video. Oggi vi parlerò degli strumenti e dei fogli che uso per fare i miei lavori. Prima di tutto però voglio fare due ringraziamenti. Il primo va a Swiwiler Artist, che è il ragazzo che ha fatto questa piccola introduzione al mio video. Il secondo invece va a tutte le persone che hanno messo mi piace e commentato il mio video. Vi ringrazio veramente tanto. Allora, iniziamo con la carta che uso per i miei lavori. Allora, prima di tutto questo piccolo sketchbook della Moleskine, come vedete è molto piccolo, lo uso per i miei, diciamo, sketch veloci, come potete vedere, cerco di farvi vedere i lavori meno compromettenti. Ecco qui, la carta è ottima, l'unica pecca è che è leggermente gialla, diciamo color avorio, però le sfumature qui si possono realizzare veramente in maniera semplice. Poi c'è questo piccolo sketchbook in carta riciclata, forse di qui è meglio. Allora, l'ho usato pochissime volte, la carta è marroncina, mi ci trovo abbastanza bene, ma diciamo che non mi fa impazzire, forse è il colore della carta. Poi, la carta che uso, diciamo, per i miei lavori full body, quella che uso maggiormente e con cui, diciamo, mi ci trovo meglio, è la carta Fabriano. Questa è in formato A4, io di solito uso l'A2 che è più grande. È una carta liscia, e vediamo con i lavori che posso farvi vedere. Qui poco, insomma, non vorrei essere bannato da YouTube. Comunque, è una carta liscia, come dicevo, mi ci trovo veramente bene. Diciamo è ottima. Poi ho comprato ultimamente da un sito inglese alcuni prodotti della Strathmore. È una carta, sicuramente ne avete sentito parlare, la usano molti artisti, ma con questo tipo di carta, la Bristol, non mi ci sono trovato molto bene. Questa è quella liscia e la trovo veramente troppo liscia, non riesco a lavorarci sopra. Veramente anche le sfumature a grosse difficoltà. Continuerò ad usarla prima di, diciamo, accantonarla, volevo fare alcuni tentativi ancora. Poi ho comprato anche la versione Vellum, che dovrebbe essere quella ruvida. Non mi sono trovato bene neanche con questa, direi forse troppo ruvida, una superficie strana, sembra quasi una pergamena. Poi invece Ho comprato sempre della Strathmore questo sketchbook Toned Grey, e questa carta, ragazzi, è veramente ottima, mi ci sono trovato bene. È la prima volta che lavoro su carta di questo tipo, grigia, e penso che continuerò a lavorarci. Vorrei farci anche dei lavori magari full body, perché mi ci trovo veramente bene. Poi il fatto di accoppiarla con le matite bianche per fare dei punti di luce la trovo veramente fantastica. Ecco qui uno dei miei ultimi lavori, come al solito li potrete trovare su Facebook. Ecco qui, ovviamente lo copro perché, diciamo, la ragazza è nuda, però mi ci sono trovato veramente bene. Le matite bianche che ho utilizzato sono queste qui, ne ho comprati vari tipi di varie marche. Quella che reputo migliore è quella della Faber-Castell, è molto morbida, quindi è riuscita a lavorarci bene. Poi c'è anche questa qui della Derwent, che è leggermente più dura. Poi, che altro abbiamo? Ho questi fogli della Winsor & Newton, li uso per fare, diciamo, dei bozzetti, così, giusto per perdere tempo, per tenere la mano allenata. Ecco qui dei piccoli lavori. Ovviamente potete trovare tutti questi lavori, li potete trovare su Facebook. Poi che altro abbiamo? Ho comprato questo set di pastelli della Creta Color, ma ancora non li ho utilizzati, però mi piacciono, adesso vedremo in futuro che utilizzo farne. Poi le matite che uso sono delle Staedtler. Queste qui, prima lavoravo con le Derwent, anche quelle sono buone, ma con queste mi trovo veramente molto bene. Questo è il set che va dalla 2H alla 8B
diciamo io arrivo ad usare fino alla 2, 3B, 4B raramente, tendo a lavorare sempre con le matite più dure. La 2B è quella che mi serve per fare le outline, per lavorare sugli occhi, diciamo sulle parti più scure. Come vedete sempre nelle descrizioni dei miei lavori, di solito vedrete sempre che uso la 2H, HF e B. 2B come dicevo per le outline. Poi ci sono gli sfumini, questi li uso per sfumare piccoli dettagli, come dicevo nel video precedente, per sfumare grandi superfici uso dei fazzoletti di carta. Poi c'è questa matita che è una Derwent Onyx, è veramente ottima, non la uso spesso, però è una matita che si presta, diciamo, un po' a qualsiasi tipo di tratto. Nella descrizione mi sembra che dovrebbe essere simile ad una 8B. La specialità è che la matita, la punta, diciamo, della mira è molto dura, quindi si consuma pochissimo, potete fare dei dettagli piccoli molto scuri ed è veramente buona. Ok, direi che questi sono gli strumenti fondamentali. Bene o male non uso altri strumenti, sì, gomma, delle piccole gomme che uso per cancellare i dettagli, gomma pane non la uso. Ok, direi che per questo video è tutto. Come al solito lasciate dei commenti e dei mi piaci, spero di arrivare almeno a 50 mi piace con questo video. Come al solito fatemi delle domande, cercherò di rispondere nel prossimo video, anche se per il prossimo ho in mente di fare un video dove parlo del mio vi farò vedere qual è il mio punto di vista sull'uso delle foto di referenza. Io le uso molto, però cercherò di farvi vedere come imposto le outline, qual è il modo di vedere la figura. Spesso, come vedete, i miei disegni sono molto geometrici, hanno degli angoli, poi delle curve. Vi spiegherò, insomma, vi parlerò qual è il mio punto di vista su questa parte del disegno, che reputo molto importante. Ok, come dicevo, per oggi è tutto. Un saluto e al prossimo video.